Eccoci qua, Fede, ciao a tutti. Ciao Enzo, ciao a tutti quanti. Eccoci dai, qua. abbiamo fatti un po', ci siamo fatti un po' desiderare, fa bene, no? Eh, l'ultima, dai, sì, assolutamente. Guarda, addirittura Mike pure preoccupato, aveva paura, perché ha visto che commentavi tu, dice ma Enzo corre, no Mike, mi sono infortunato, quindi a casa. Okay. Invertiamo i ruoli, quando c'è il meetup lui fa il frontman e quando invece non c'è il meetup scrivo io il chat. <ride> esatto, esatto, quindi ciao a tutti, no, eh, sono contento perché la chat è già carica, tra l'altro eh, questo corso ha avuto degli affezionati, quindi un saluto a Raffaele, Ignazio e poi... L'incorreggibile Mike? Dai, lo chiamiamo? Non lo so, mi è uscito sto nome. Eh ma ricordo... Anche Raffaele e anche Ignazio ci seguono. Ci seguono sì, ormai, sì, no, eh, prima ne sono la Triade, no? Eh, Mike, Ignazio e Raffaele. <ride> eh, quindi, no, Mike, no, Mike nel frattempo scrive: nulla di grave, no, nulla di grave, però ogni tanto bisogna fermarsi un pochino, eh. Eh, detta questa, no, voglio salutare stasera Fede per il gran finale del corso. Lo raccogliamo pure gli amici che semmai si sono collegati per la prima volta. Eh, Sviluppatori Flutter nasce appunto da un dialogo tra me e Federico. Eh, tra l'altro, Federico si è preparato la bellezza di 6 più 1 talk. Eh, quindi l'idea era quella di far partire la community proprio con il corso Let's Go, Let's, uh, Let's Go Flutter. Eh, che è, è assolutamente un corso introduttivo, ma è apprezzabilissimo perché introdurre un argomento forse è sempre la cosa più difficile. Quindi Federico, che poi vi racconterà meglio lui, però ha preso sei argomenti, eh, ha cercato di fare un'introduzione il più possibile completa e è uscito Let's Go Flutter che ci ha accompagnato per tutto il 2021. Quindi è, è un bel ricordo di tutto il 2021. Eh, vi dicevo se più una perché poi, in, come si dice, in prossimità del lancio di Flutter, che c'è stato l'evento di Google, eh, abbiamo fatto una puntata speciale dove Federico ci ha raccontato un po' tutto quello che era stato annunciato. Tra l'altro, ci piacerebbe, poi di, di pure tu fede, eh, perché intanto la sto parlando a ruota libera: ci piacerebbe assolutamente continuare con la community, continuare pure eventualmente con altri speaker tra voi che ci state ascoltando. Eh, tutte le puntate precedenti del gran lavoro che ha fatto Federico le andate a trovare sul, sulla playlist sviluppatori Flutter di The Committees Bay. Quindi vi chiediamo, e ora è arrivato il momento, di spolliciare spolliciate sia The Committee's Bay ma anche sviluppatori Flutter perché abbiamo un gruppo, eh, un gruppo eh, su LinkedIn e un gruppo su Facebook e contattateci. Se volete pure voi fare qualche talk, se volete cimentarmi, se avete dei nomi da suggerire, siamo sempre pronti e disponibili. Salutiamo stasera, caro Federico, oltre ai nostri canali abituali, gruppo YouTube mh, di Documentis Bay, eh, il mio canale, per, come si dice, il mio profilo Facebook, quindi se c'è qualcuno che segue lì, ciao, i, i, classi, i classici gruppi. Salutiamo pure il gruppo sviluppatori Flutter su eh, Facebook. Ma stasera abbiamo deciso di trasmettere pure sul gruppo uh, Facebook di The Workspace che è un'altra community che seguo. Quindi salutiamo uh, chi ci segue di là. Ciao a tutti. Esatto. Chi scopre per la prima volta sviluppatori Flutter è un buon modo pure per seguirci. E allo stesso modo uh, questa diciamo gemellaggio particolare, perché martedì ci sarà un altro meetup di The Workspace. Siamo al 23, dedicato appunto a Flutter. E quindi, ci teniamo pure a chi eventualmente invece conosce sviluppatori Flutter e non conosce The Workspace a fare lo stesso, quindi a iscriversi subito al meetup eh, di eh, martedì. Cioè, tutta l'insegna di Flutter, Fede. Infatti, come vedono i nostri amici dallo sfondo, tanti uccellini, Mike, visto che è e diventata no. la mascotte eh, di Flutter. Io penso di aver detto tutto. Al volo, facciamo vedere, dai, a chi ci deve per la prima volta il sito. Questo è The Community Space, che non è altro che un network di community, quindi non è una community di community, ma è un network i community tra cui fa parte sviluppatori Flutter, quindi sul sito trovate il calendario di tutti gli eventi che proponiamo delle varie community che lo compongono, le community che lo compongono e i prodi giovani, purtroppo tutti i ragazzi, eh, però abbiamo bisogno pure qualche ragazza, però i prodi giovani che mi danno una mano in questo progetto, tra cui appunto Federico, che qui investe sia di, di community space e pure di sviluppatori Flutter. Eh, che dire, andate pure sul sito di community Space e spolliciate la newsletter perché diciamo, è la forma diciamo, più diretta per stare in contatto. Oltre, e fate spolliciare pure gli amici, visto che sicuramente avete tutti spolliciato. Eh, già chi di voi ci segue, se no vi cacciamo. Eh, però ecco, ci sta pure il gruppo. Te, se andate su Seguici abbiamo pure il gruppo Telegram, la pagina LinkedIn, abbiamo tutta una serie di, di canali. Seguiteci. Sviluppatori Flutter, facciamo vedere appunto sviluppatori Flutter, dove troverete pure tutti i prossimi meetup. E per gli amici di Workspace, qui trovate visto che abbiamo parlato del meetup di sabato, di martedì. Qui trovate pure il link per iscrivervi al meetup sempre su Flutter che terremo sulla community di Workspace prossimo eh, martedì. Detto questo, Fede, se vuoi aggiungere qualcosa, anzi, devi aggiungere forse qualcosa. Il tuo punto di vista vai il mio punto eh, sono completamente spiazzato da questa domanda <ride> no eh, che dire insomma eh, tanto un po mi scende la lacrima no perché ormai spegniamo un anno di candeline no quindi è stato è stato un anno diciamo cioè ho visto l'idea è arrivata l'idea l'ho visto concretizzarsi e pian piano crescere insomma della, community di flutter eh, sicuramente è stato un anno bello impegnativo sotto tanti punti di vista e, e niente sono contento oggi di chiudere eh, questo appunto questo corso insomma eh, se non trattando dello stato no state manager che è uno degli argomenti più, più amati odiati oserei dire dagli sviluppatori insomma eh, e quindi diciamo sono contento di chiudere in bellezza, mettiamola così. Stiamo già macinando cose per il prossimo anno, ma non vi diciamo niente per il momento, così intanto vi teniamo un po' sulle spine e, e così potete iscrivervi anche alla newsletter. Non facciamo spam, una settimana se c'è bisogno. Bravi, bravissimo, no? Lo so perché te lo dico, perché c'è... Uh, uh, vabbè. Un, un soggetto per cui ho, in cui ho avuto molto a che fare in passato, che dopo aver riempito di spam mezzo mondo <ride> ha, ha, ha avuto il coraggio di mandarmi un Twitter dicendo: Non vi riempiamo di spam. Mi sono sentito un po' copiato in stile in questa comunicazione. No, in realtà, scherzi a parte, proprio perché conosco molto bene il contesto con The Committee's Space: non vi vogliamo riempire di spam, ma veramente a informarvi. Eh, su tutte le iniziative, perché molto spesso, caro Federico, ma pure a te già è capitato: le persone sapevano di un meetup, ah non ne sapevo nulla. Ok, quindi eh sì. per chi è scritto lo sa, se non, non ci sono nuovi eventi, non ci sono nuove cose da dire, addirittura di settimana in settimana non mandiamo la newsletter. Quindi al massimo il nostro impegno è una settimana, ma di solito sono pure di meno. Quindi iscrivete e non ne avete paura, eh. Ma poi ci sono, con noi sono al sicuro. Ma poi ci sono gli sconti dei, dei nostri partner, ci sono i, i, i link gli ai blog, articoli. Eh, gli articoli. Esatto. Quindi insomma eh, è un modo per rimanere in contatto con le varie community anche offline. Mettiamola così, insomma. Assolutamente. Tra l'altro, ecco, ricordo una cosa che caratterizza un po' tutti i meetup dei Committee's Bay. L'attestato di partecipazione esatto. di stasera? Questo è il link, ora ve lo mando pure in chat, non vi preoccupate, scorrerà sotto. Registro di, da firmare, quindi nome, cognome, indirizzi email, conferma dell'indirizzo indirizzi email. Domani vi arriverà questo certificato. Mentre poi, perché adesso è arrivato il momento, che succederà in un giorno, qualsiasi della prossima settimana, caro bene? Allora. Succederà che stiamo lavorando per, per quelli che hanno seguito un, un po' di puntate. Insomma, almeno adesso, 3 su 6, almeno 3 su 6, esatto. Eh, mi mancava il numero. <ride> Comunque 3 su 6 eh, stiamo lavorando e eh, qui non facciamo spoiler neanche qui. Eh, su un attestato un po' più particolare, un po' più eh, carino appunto per premiare eh, queste persone. Eh, la loro dedizione, insomma, che è. Eh, hanno deciso di seguirci eh, in, in tutte eh, o comunque al 50% delle, delle puntate e quindi ehm, mi sembra giusto eh, diciamo premiarla da quel punto di vista ecco. No, anche perché devi sapere che chi non riesce per un motivo qualsiasi poi mi scrive che è andato a recuperare la notte sul canale youtube quindi ah. tanti che sono riusciti a firmare in diretta si possono aver perso una puntata però sicuro ti hanno seguito fede e eh, quindi Ecco perché 3 su 6, dai, se avete seguito almeno 3 su 6 e avete recuperato poi su YouTube il credito formato, come si dice così, avete recuperato il credito su, su YouTube, vi arriverà l'attestato particolare a cui ci, ci lavoriamo. Quindi domani mattina ribadisco vi arriva quello del meetup singolo e poi abbiate un po' di pazienza, però ne varrà la pena, vi arriverà quello del corso per chi ha seguito, ok? Ma le sor sorprese ah, pronto, no, vale. non finiscono qui perché eh, stasera abbiamo deciso di stasera siamo un po come, come la carta del conad o dei famosi supermercati no premiamo la fedeltà come si dice e quindi eh, diciamo le domande saranno un po più particolari cioè non, non verteranno solo ed esclusivamente sul su quanto detto stasera ma saranno un un po' particolari insomma chi chi vivrà vedrà insomma allora, e chi quindi... è stato fedele non avrà difficoltà chi invece non è stato fedele eh, dovrà comunque cercare di farcela va bene comunque abbordabili tutte sicuramente Vabbè, come al solito poi ecco ne approfittiamo fede perché io ogni sì. tempo ti, non dico le cose pure stasera abbiamo in palio la licenza jet brain esatto. che è uno del, 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 diciamo, dei soggetti che ci dà una mano ok in natura, quindi ci dà la, la licenza tra l'altro eh, riceviamo, ricevo due licenze al mese quindi eh, avverto Mike che è il vincitore della scorsa volta che proprio oggi finalmente mi sono arrivate una quindi è per chi vince stasera l'altra è per lui che ha vinto la scorsa settimana quindi domani mattina è arrivato il momento che riceverà la licenza ti avevo già avvisato per email però mi sembrava giusto, se no, Mike ora si sarebbe sicuramente lamentato Fede Dicendo, è la mia licenza. Io ho vinto, scherzi a parte. Allora, io direi che possiamo partire, quindi il quiz, eh, vi passo il link quando stiamo verso la fine. Anche perché vi devo dire la verità: Federico mi ha dato molto da lavorare, quindi devo ancora finire di caricare le domande. Colpo di frusta. Quindi, quindi voi partite, eh, quindi se avete delle domande, commentate pure. Cerchiamo o le legge Federico, ve le mando io tra una, tra una domanda da inserire e l'altra. Ecco, mandiamo ma qualche con me. Marco ci dice: attestato widget. Beh, potrebbe essere un'idea. Potrebbe. Eh, eh, mi, mi sa che ti tocca lavorare a questo widget attestato, caro Fede. Eh, <ride> e Mike? <ride> no, stava scherzando, Mike. Lo so che non ti lamenti mai. Anzi, grazie a tutti, veramente coloro che ci seguono veramente da tanto tempo, con tanto amore e dedizione. Bravi. Eh, e fate pure proseriti. Portate i vostri colleghi e amici, perché ne abbiamo bisogno per continuare. Detto questo, basta le, le chiacchiere, abbiamo perso il nostro quarto d'ora accademico. Tu sei pronto, Fede? Allora, eh, allora, aspetta, in realtà no. <ride> Però dammi un attimo che adesso mi rimetto in pari. Ok, lo schermo ce l'ho condiviso, Enzo, e adesso carico le slide. Vai, perfetto. Ok, quando ci sei... Allora, il palco di Federico, ti tolgo il banner. Dell'attestato, vi mando tutto in chat. Man mano, allora, buon meetup up e tempo di stato, ultima puntata del mega corso di sviluppatori Flutter e, e su queste parole magiche il computer si è emozionato. Ecco, si sta emozionando, oh, il computer eh, no. bene. va bene. Allora, buon meetup e a fra poco. Ciao, ciao, perfetto. Come anticipato, appunto, stasera parliamo dello stato in Flutter. Abbiamo già accennato uh, a qualcosina uh, nelle primissime puntate, stasera uh, lo tratteremo un po' più nel dettaglio. Ehm, prima di iniziare proprio col Meetup, per chi non mi conosce, sono Federico Parezzan, sono uno sviluppatore, fondamentalmente uno sviluppatore Java. Come vedete, però, stasera non vi parlo di Java, ma vi parlo di Flutter, eh, che è un'altra delle mie passioni. Insomma, sono certificato Oracle. Da luglio sono, eh, eh, ho, sono stato riconosciuto come Huawei Developer Expert su tecnologia Huawei, in particolar modo su Flutter. Con Enzo abbiamo eh, eh, appunto mh, aperto la community sviluppatori Flutter. E poi sotto trovate un po' tutti i miei riferimenti, eh, tra cui quello LinkedIn, Git, eh, su cui trovate tutto il materiale, ehm, che tra l'altro quello delle scorse puntate è già stato caricato, quindi lo troverete già, come promesso, The communities bay e il mio sito eh, che ha una particolarità che oltre ad essere un normale landing page, ma è scritto in Flutter. Web. Quindi eh, diciamo eh, c'è anche questa particolarità. Perfetto, stasera di cosa parliamo? Allora stasera parliamo dello stato e dello state management, parleremo dei provider e parleremo di altre librerie eh, che ci permettono di gestire lo stato. Allora faccio una premessa iniziale eh, parlare di Stato è un argomento per cui eh, ci vuole un corso solo per quello, secondo me e esaurirlo in uh, un'ora, due ore, quello che è eh, è veramente molto riduttivo, quindi eh, e soprattutto parlarlo, eh, parlarne in termini semplici quindi eh, per chi è più avanzato non me ne voglia ho cercato di eh, diciamo di dare una, una, un certo senso a, al percorso fatto e mh, diciamo di semplificare un pochino in modo che tutti possano eh, comprendere eh, ma soprattutto con un focus più sul fare che, eh, che sui 10 miliardi di concetti teorici che sarebbero da affrontare ecco. quindi detto questo partiamo con il primo tema, lo stato e lo, st lo state e lo state management. Allora, Flutter è dichiarativo e fin qua eh, è uno dei capisaldi, insomma, che vi ho sempre detto, è un, è un toolkit eh, dichiarativo. Quindi ehm, ciò significa che, che Flutter costruisce la sua interfaccia utente per riflettere lo stato attuale dell'app. Che io diciamo, prendendo spunto dalla documentazione, vi ho riportato eh, questa bellissima equazione. A me piacciono tantissimo le equazioni se non si fossero capite. E quindi, come vedete, ehm, la UI è data da, eh, da, una, fun da una funzione dello, è data dalla fun in funzione dello stato. No? Quindi, cosa significa in parole più semplici? Significa che quando lo stato dell'app cambia, che ne so, ad esempio l'utente sposta uh, un interruttore uh, nella schermata delle impostazioni, mi immagino, tipo il classico switch. Okay? Allora eh, eh, cambia lo stato e in Flutter ciò scatena un, um, un re-rendering eh, dell'interfaccia utente. Sappiamo che Flutter eh, va a, ad agire quindi su, sui pixel, ok? Quindi, a livello proprio di pixel. Quindi va a fare un re-rendering eh, più o meno totale del, dello del, della UI. Il più o meno dipende, diciamo, dalla, dalla bravura dello sviluppatore nel scrivere il codice. Quindi... Ehm, Mh, proprio perché è dichiarativo, non è necessario modificare l'interfaccia utente stessa. E, quindi, eh, mh, come ad esempio si può fare, in uh, nel, nel, come viene fatto solitamente nel, nel, um, e, e in applicazioni native tipo Android, dove dovendo un po' semplificare, sarebbe widget.setText, se io voglio, um, diciamo... Eh, cambiare il, um, il testo eh, a video quindi cam se cambia lo stato l'interfaccia eh, eh, quindi quando cambia lo stato l'interfaccia utente viene ricostruita da zero o quasi da zero vedremo poi proprio quando andremo a affrontare i provider nella demo vi farò vedere ehm, che per un discorso di ottimizzazione, quindi di non ricostruire totalmente da zero l'interfaccia utente, eh, noi sviluppatori possiamo eh, giocarci un ruolo fondamentale. Quindi la domanda che eh, stasera eh, dobbiamo porci inizialmente è che cos'è lo stato? Allora, io qui vi ho dato una definizione, quindi lo stato nel senso più ampio possibile è tutto ciò che esiste in memoria quando l'applicazione è in esecuzione. Quindi questo cosa include? Include le risorse dell'applicazione, sicuramente, include tutte le variabili che il framework eh, Flutter mantiene sull'interfaccia utente. Mm. Include ad esempio lo stato di un'animazione, può includere le texture, i caratteri e così via. Quindi una molteplicità di informazioni. Però diciamo che questa definizione ci va eh, stretta, nel senso che, scusate il gioco di parole, è un po' troppo larga. Quindi a, entriamo ancora un po' più nel dettaglio di che cos'è lo stato. Lo stato, quindi, diamo questa ulteriore definizione, è quando un widget è attivo e, e memorizza i suoi dati in memoria. Quindi ciò significa che eh, viene, eh, ricostruisce un'interfaccia utente, stateful widget, dalla memoria, quando lo stato o i dati cambiano, o quando da un'altra parte del, eh, da, della mia app eh, viene usato. Eh, qui appunto eh, noi abbiamo visto in ehm, passato eh, il, il, la differenza tra stateless e stateful widget, quindi stateless è un widget che non cambia, stateful è un widget eh, che fa, eh, ric può ricostruire la propria interfaccia, la propria UI, e eh, quindi eh, eh, gestire in qualche modo lo stato. Quindi, ok, questa è già una definizione eh, che mi piace molto, molto di più. Andiamo ancora più, più a fondo. Quindi, uh, ok. Ok. Scusate, que eh, questa è la definizione che mi piace, punto fine. Slide successiva, invece. Quindi l'altra la domanda, domanda che ci dobbiamo porre è che cos'è uno state management. Uno state management è come tu eh, gestisci lo stato dei tuoi widget e della tua applicazione. Quindi c'è cioè, un focus sul come. A questo punto eh, facciamo un ulteriore step in avanti. E quello, e quello che eh, Flutter ci dice è che esistono due tipi di stato, gli stati effimeri e eh, gli upstate. Andiamo a, vederni, a vederli eh, uno per uno. Allora, lo stato effimero. Allora, uno stato effimero è quando nessun altro componente nella struttura dei widget deve accedere ai dati di un widget. Eh, chiariamo meglio questa eh, definizione, quindi con un esempio. Eh, un esempio può includere eh, se una scheda eh, della tabbar view, quindi io ho una tabbar, è selezionata oppure se viene premuto ad esempio un floating action button. In altre parole, quindi, non è necessario utilizzare delle tecniche di gestione dello stato, che ne so, Redux, Scope Model, ne ho citati un paio famosi, su questo tipo di stato. Cioè, quindi, tutto ciò di cui hai bisogno è essenzialmente uno stateful widget. Vedete che sto seguendo un approccio molto top-down, no? Quindi, vi do qualcosa di un po' più generico e pian pianino andiamo sempre più nello specifico. Quindi, uno stato eh, effimero. Ha bisogno sostanzialmente di uno stateful widget. L'app state. Quindi eh, un app state, uso l'app state quando altre app della mia applicazione devono accedere ai dati dello stato di un widget. Facciamo un esempio. Un esempio è un'immagine che cambia nel tempo, come ad esempio un'icona per il tempo attuale. Quindi piove, quindi mostrerò l'icona della, della nuvolina con la pioggia piuttosto che c'è il sole, quindi mostrerò un sole. E, per gestire lo stato di un'applicazione, eh, ci sono diverse eh, opzioni. Eh, ci sono diversi, eh, diverse librerie che l'utente, eh, che lo sviluppatore può eh, adottare. Eh, li, le vedremo andando avanti. E, ma quale scegliere? Beh, ebbene, la scelta dipende dalla complessità e, da, e dalla natura dell'applicazione, come oppure da, dall'esperienza di un precedente, eh, dall'esperienza che può avere il proprio team, o da molti altri aspetti. Quindi, ehm, è variabile, diciamo, la scelta di una libreria piuttosto che un'altra, quindi a questo punto una domanda che dovrebbe sorgere chiaramente è eh, come faccio a capire se, se eh, devo utilizzare un stato effimero o un upstate? Ebbene, mi dispiace deludervi, ma non c'è una regola chiara o universale eh, per distinguere se un... Se siamo di fronte appunto a uno stato effimero oppure uno stato eh, se utilizzare uno stato effimero oppure un up state. Eh, molto, quello che succede realmente è che molto spesso eh, sarà necessario rifattorizzare l'uno nell'altro, quindi a volte passare da, un, um, da uno stato effimero a un up state, e eh, quindi un um, e, oppure viceversa passare dall'altro all'uno. Eh, ad esempio posso iniziare appunto con uno stato che è chiaramente effimero, ma man mano che la mia applicazione cresce eh, nelle funzionalità, quindi mi accorgo che, ehm, eh, che eh, mh, la complessità aumenta. Eh, a quel punto potrebbe essere necessario eh, fare un, un refactoring e cambiare lo stato in un upstate e quindi adottare eh, delle librerie e delle, degli approcci differenti rispetto a uno stateful widget. In generale quello che mi sento di dirvi, e qui <ride> copio un po' la citazione del... Eh, dal papà di Redux, che è uno degli state manager, eh, chi viene da React, sicuramente eh, lo conosce eh, benissimo. Eh, che è questa: quindi non fare le, di, fai le cose che sono per te meno complicate. Eh, quindi tieniti semplice sostanzialmente, questo è anche il consiglio che eh, mi sento di dirvi, che vale un po', un po' per tutto in generale quando si sviluppa il software, è inutile fare cose complesse eh, mh, per, eh, quando si ha di fronte un caso d'uso semplice. Ecco. Detto questo, eh, andiamo ad affrontare eh, l'Upstate e la prima libreria eh, che... Ehm, vi, vi consiglio che andremo a vedere. Sono i provider. Il provider è una libreria ufficiale. Diciamo che è, è di flutter, eh, quindi è riconosciuta da, da Google. Insomma, eh, chiaramente eh, ce ne sono moltissime altre. Eh, questa è la tra è quella ufficiale ed è la, anche la tra, chiama, passatemi il termine, più semplice. Eh. Quindi andiamo a vedere i provider. Allora, i provider eh, sono stati scritti da questo ragazzo eh, eh, che non so pronunciare il cognome, quindi eh, pronuncerò solo il nome, Remy. Eh, il perché vi sto facendo questa, vedere questa faccia poi lo vedrete un po' più avanti, eh, tornerà. Comunque, eh, cosa sono i provider? È un package che è facile da capire non usa molto codice e usa dei concetti che sono eh, applicabili ehm, in ogni altro approccio, quindi diciamo che potete riutilizzare. Quindi in sostanza provider è un insieme di classi che semplifica la costruzione di una gestione dello stato. Andiamo a vedere quindi a questo punto quali sono le classi chiave eh, di, mh, dei provider. Allora, la prima, Change Notifier. Change Notifier è una classe che aggiunge e, e rimuove degli ascoltatori, quindi eh, notifica tali ascoltatori eventuali notifiche. Eh, di solito questa classe viene estesa nei propri eh, model. Eh, in modo da poter inviare eh, notifiche quando questo model cambia. Eh, model è una classe che voi scrivete in cui eh, che, mh, rispecchia diciamo, i dati che poi andrete a visualizzare. Eh, quando qualcosa appunto, nel vostro modello eh, cambia, eh, quello, che viene, eh, quello che noi dobbiamo fare per appunto, notificarla e eh, notificare gli ascoltatori di questo eh, cambiamento, è chiamare eh, il metodo eh, notification listeners e, e chiunque appunto sta ascoltando ehm, può utilizzare quel modello lì eh, appena modificato per ridisegnare una parte dell'interfaccia eh, utente o tutta, ad esempio. L'altra classe che ehm, invece ehm, è chiave è Change Notifier Provider. È un widget ehm, che, che, diciamo, wrap una classe implementando Change Notifier e utilizza il widget figlio eh, per, per, la sua, eh, per la visualizzazione. E poi tutti questi concetti li vedremo proprio nel pratico, quindi mh, adesso ve li butto come, eh, come int, come si dice, no? Eh, in modo che... Vi possono suonare poi meglio, però li vedremo nel pratico. E infine consumer. Consumer è un widget che ascolta i cambiamenti eh, in una classe e che implementano il change notifier e, e quindi ricostruisce i widget eh, sotto, se, sotto se stesso quando ne trova uno. Infine c'è multiprovider. Eh, se io ho bisogno di più provider, come faccio? Allora, un modo è annidarli. Ma questo ha il grosso difetto che, eh, che porta disordine, porta entropia nel vostro codice, rendendo eh, i vostri widget difficili da leggere e da mantenere. Eh, invece, con molti provider, appunto, vi è la soluzione perché posso creare appunto un elenco di provider e, e un singolo figlio. E adesso eh, nella demo andiamo a vedere nel pratico tutte queste cose qua e vi sarà sicuramente molto più chiaro l'arcano. Ok, allora. allora questa è l'applicazione di esempio. Okay. Vedete, se io vado in View Chart, mh, al momento non ho inserito eh, nessun eh, elemento. Allora adesso ad esempio inseriamo un telefono, un tablet e un orologio. Andiamo a vedere in View Chart. Come vedete eh, si è aggiornata l'interfaccia e abbiamo un telefono, un tablet e un orologio. Torniamo indietro e voglio ad esempio aggiungere un altro telefono. Entro qui dentro, vedete che si è aggiornata l'interfaccia e di telefoni ne ho due e anche il prezzo totale chiaramente si è aggiornato. A questo punto voglio pulire, faccio clear chart, si è pulita la schermata e non ho più elementi. Infatti se ritorno dentro vedete che non c'è più, se aggiungo un mouse troverò un mouse del valore di 50 eh, euro, dollari, quello che è, è un mouse carissimo e, e qui trovate appunto il... Um, il prezzo totale questa è l'applicazione come è strutturata allora ehm, quello che ho creato sono eh, due UI quindi la prima è il catalogo che è, è questa UI che vedete e la seconda è view, view chart che è questa qua con il risultato. Ehm, poi ho creato questo ci arriviamo dopo. Uh, poi ho creato il mio, uh, il, un, il mio modello item, come vedete ha un id, ha un name, ha una quantità e un costruttore alla fine, che sono esattamente tre, questi tre dati qua. I dati, quest, I dati che vedete qui, i dati che vedete in questa prima schermata sono banalmente quelli qua schiantati a codice, ma... Mh, Potrebbero venire ritornati benissimo da un um, da un web service, da un database, quello che volete, ok. E, ok, non, mi non voglio dilungarmi troppo sull'interfaccia, anzi, non voglio dilungarmi e non mi dilungherò sull sulla costruzione dell'interfaccia utente, ma andiamo diretti al punto, ok, allora andiamo a vedere quindi chart, questo è il nostro modello, chart model. Vedete che estende change notifier, aspetta che ve lo zoom così riuscite a vedere meglio, direi, eh, estende intanto change notifier, quindi step numero uno, fargli fare questa estensione. Poi ho, ho definito quelle che sono le variabili che poi andranno ad aggiornarsi. Qui ho fatto un, questo è un metodo per ottenere diciamo, la lista, ma senza che eh, da chi la riceva la possa modificare. Poi ho aggiunto tutta una serie di eh, metodi, ad esempio aggiungi un item, pulisci gli item, eh, ritorna la, la quantità totale, eh, ritorna il prezzo totale, con tutta la logica che volevo implementare. Notate che. Quando vado a fare delle azioni, passatemi il termine dispositive, quindi che vanno ad alterare la mia lista in qualche modo, alla fine, come vi dicevo, vado a chiamare Notify Listener. Eccolo qui negli add item. Eccolo qui nel Clear, eh, nel clear Item. Ok. È il modo migliore di eh, creare il modello così? Eh, no. C'è un modo migliore che di solito viene fatto nel, nelle applicazioni Enterprise, che adesso vi dirò. Ma qui per velocità e per fare per chiarezza vi ho fatto vedere così: ovvero, sarebbe quello di ehm, fargli implementare un'interfaccia. Perché eh, ha senso fargli implementare un'interfaccia con i metodi astratti? Quindi, add item, clear item, quantity, total price eh, astratti in questa interfaccia. Perché ehm, attualmente noi stiamo utilizzando provider in questo progetto. Ma un domani non è detto che eh, l'applicazione continuerà a utilizzare provider. Ma potrebbe utilizzare Redux come state manager, potrebbe utilizzare block, potrebbe utilizzarne molti altri. E quindi con questa interfaccia qua, eh, diciamo costringete poi lo sviluppatore a implementarsi quei metodi che effettivamente sono la vostra business logic eh, qui per semplicità ripeto non l'ho messo mh, anche per non creare confusione però mh, diciamo questo è quello che viene fatto nel in ambiente eh, enterprise ok quindi abbiamo il nostro modello ora andiamo nel nostro main quindi dove facciamo partire la nostra applicazione, e quello che facciamo è wrappare la nostra, eh, il nostro widget eh, MyApp, quindi la root diciamo di tutta quanto all'applicazione, con questo widget che si chiama Change Notifier Provider, che, prende, che ha due attributi create, dove prend, bisogna dargli il modello, il modello che... Eh, vedete qua estende change notifier e poi il figlio quindi quello che deve visualizzare in questo caso MyApp è la nostra applicazione basta non c'è nient'altro da fare in questo caso qui adesso andiamo a vedere MyCatalog cosa fa, quindi quando io vado a premere su uno di questi pulsanti andiamo a vedere che cosa succede Eccolo qua. Allora, la sintassi è la seguente. Faccio provider of, gli devo dare il, il mio modello, quindi nel nostro caso è eh, chart model, ok? Che prende in input il context. E listen a false listen a false in questo caso l'ho messo perché mh, non mi interessa che eh, sia questo pezzo di codice sia notificato del cambiamento eh, in chart model è un'ottimizzazione e da questo provider vado a prendermi items che è la lista verifico se contiene eh, l'oggetto nel catalogo se c'è già questo oggetto nel catalogo se c'è già aumento la sua quantità altrimenti vado ad aggiungere Vado a chiamare additem, il nostro metodo in cui vado ad aggiungere effettivamente questo, ehm, questo oggetto qua. Fine. Molto facile, molto semplice. Adesso andiamo a vedere invece ViewChart. Quindi eccola qua, questa interfaccia grafica qua, come effettivamente si accorge che qualcosa è cambiato. Allora, fatemi... Fatemi un attimo vedere dov'è il pezzo di codice che ci interessa. Eccolo qua. Consumer. Quindi utilizziamo il widget consumer. Ok. Tra parentesi angolari, sempre quello che è il nostro modello. In questo caso, chart model. Come. Eh, come attributo abbiamo il builder in cui eh, prende il context un chart e un child ok e di ritorno viene eh, viene data una riga cioè viene renderizzata questa riga qua come vedete con del testo del testo e del testo per quindi cos'è chart? Chart è effettivamente ehm, l'elemento che ci viene eh, restituito dal, dal provider, quindi quello, quello, che è, eh, quello che contiene il provider della nostra lista. Child invece in questo caso io non l'ho utilizzato, perché? Perché eh, rientra nella parte di ottimizzazioni, cioè... Io qui potrei, in questo pezzo di codice qui, posso, ritorno semplicemente a questa riga qui dove cambiano 1, 2 e 3 variabili. Ma se avessi eh, qui sotto un'immagine, eh, un'immagine un fissa, ok, quindi che non cambia, facciamo un esempio, ehm, e quindi non ho necessità che quella venga rirenderizzata ogni volta, ecco, lo posso fare con child, quindi... Ehm, eh, questo child sarebbe l'equivalente di, passatemi il termine, questo child ha la stessa funzione, quindi di renderizzare quella, eh, quel, il widget che gli viene eh, dato. Ha la particolarità appunto che se il provider eh, si accorge di un... se c'è un cambiamento, appunto, parte, quello che viene contenuto qui, qui all'interno all non viene... Eh, ehm, non viene distrutto e poi rirenderizzato. Altra cosa, eh, vi faccio notare, vedete che io il consumer l'ho messo, in questo widget, il più all'interno possibile del mio codice. Io avrei potuto wrappare, wrappare tutta questa schermata qua con consumer, non è un problema. O meglio, è un problema. Perché? Perché come potete aver già intuito, se io wrappo tutto quanto... Eh... Al, quando avviene un cambiamento nel mio modello, eh, io devo renderizzare tutto quanto, che è uno spreco di risorse. Non ha senso dover renderizzare tutto quanto, perché per esempio questo bottone è, rimarrà sempre così, non cambierà. Questo, questa label non cambierà. Questa, questa, questa e questa label non cambieranno. Quindi sono tutti dati che non cambieranno, è inutile eh, rirenderizzarli. Adesso io qua vi ho fatto vedere soltanto i widget che si vedono, ma notate quanti widget in realtà ci sono, quanti ne ho scritti. Andrebbero tutti quanti rirenderizzati. È uno spreco inutile. Infatti la regola d'oro è quella di mettere il consumer effettivamente nel punto in cui vi serve, non eh, di frappare tutto quanto come verrebbe da fare magari in un momento di fretta. Ecco. E... Ok, torno un attimo qua dove ho wrappato tutta la mia applicazione invece con Change Notifier Provider. Perché ho fatto questo? Perché ho wrappato tutta la mia applicazione? Perché io voglio che, voglio che ehm, questo provider okay, che ho creato venga ereditato da tutti i figli eh, di MyApp. Quindi da MyApp, quindi in cascata da My Catalog, quindi in cascata da My eh, View Chart. Ora in questo caso va benissimo ed è così che andava fatto. Però ehm, supponiamo di avere un'applicazione che è più ramificata, quindi che posso avere più schermate, eccetera e non tutte eh, magari hanno necessità di accedere a di utilizzare questo provider. Ecco, in tal caso questa scelta di wrappare tutta l'applicazione con eh, un provider, con questo provider non ha senso. Questo change notify, cos'è che avrebbe senso? Andrebbe messo change notify provider nel widget padre di, di tutti quanti. Mi spiego meglio. Se io eh, avessi, avessi bisogno di utilizzare eh, il provider soltanto... In questa schermata qua questa qua e facciamo finta che questo è un altro custom widget questo è un altro custom widget tutto quanta la lista è un custom widget e alla fine il bottone è un altro custom widget ok per qualche strano motivo uh, ciascuno di questi o, o alcuni di questi hanno bisogno di accedere a quel provider lì allora non ha senso che io wrap la mia applicazione e, e in modo da rendere disponibile il provider anche a viewchart perché lo, utiliz lo utilizzerei soltanto in my catalog bene allora a quel punto quello che avrei dovuto fare anziché metterlo qui avrei dovuto wrappare my catalog con change notifier provider esattamente qua e eh, qua in questo punto qua eh, in questo modo eh, è eh, questa è un'altra ottimizzazione che vado a fare. Non indifferente, oltretutto. Ok, torniamo un attimo sulle slide e affrontiamo la eh, seconda parte. Ok, altre librerie. Allora, qui si apre... <ride> Eh, si apre un grossissimo capitolo perché ho usato appunto il termine plurale librerie perché ce ne sono davvero tante, ma veramente tante. Eh, infatti, è una, è una delle cose belle, secondo me, di Flutter che eh, viene data libertà allo sviluppatore di scegliere la libreria con cui mh, si trova meglio, con cui è più, più a suo agio e non viene costretto a, a utilizzarne uno o due eh, forzatamente, ecco. E ciascuna libreria segue appunto anche approcci molto differenti a come gestire lo Stato. Adesso io mh, ne vedremo alcune, molto accarellata in realtà. Eh, non sono tutte chiaramente, come dicevo, ehm, ci vuole... Ehm, ci vuole del tempo da dedicarne a ciascuna, magari ehm, potremmo farlo in un altro, um, in un altro meetup, eh, magari prenderne qualcuna, analizzarla nel dettaglio. Secondo me eh, avrebbe molto senso. E quello che voglio fare stasera, diciamo, è eh, darvi questa carrellata, perlomeno in modo da citare un po' le più famose e, e darvi qualche dettaglio. Partiamo dalla prima. Redux. Quindi, se sei uno sviluppatore front-end e vieni da React, sicuramente Redux lo conosci quindi, e ci hai familiarità. Utilizza concetti come actions, reducers, view, and store. E le actions, actions, come i click sull'interfaccia eh, utente o gli eventi eh, delle operazioni di rete, vengono inviate ai reducer che li trasformano in in uno stato tale stato poi viene salvato in, una, in un archivio che notifica gli ascoltatori eh, come le viste e componenti e eh, componenti eh, la cosa bella dell'architettura di redux eh, è che una è, una è che una view Può semplicemente inviare azioni e attendere eh, gli aggiornamenti dallo store. Per gli svilu sviluppatori diciamo di, mh, che utilizzano React e che decidono di migrare a Flutter. Eh, il, van eh, il vantaggio di utilizzare Ridex è appunto che per loro è sicuramente molto familiare. Se invece eh, non lo conosci, eh, potrebbe volerci un po' per impararlo eh, e quindi magari eh, varrebbe la pena prima vedere le altre eh, possibilità. Block Bloc è uno tra gli um, state manager più famoso, più utilizzato soprattutto anche in ambito enterprise, veramente tanto tanto utilizzato. BLOCK è l'acronimo di Business Logic Component. È progettato per separare il codice eh, dell'interfaccia utente dal livello dei dati e dalla logica aziendale e, e aiuta a creare del codice che è riutilizzabile e facile da testare. È pensato, eh, pensatelo diciamo, come un flusso di eventi. Quindi alcuni widget inviano eventi e altri widget rispondono ad essi. Block diciamo, eh, si trova in questo flusso appunto di eh, lanciare eventi, rispondere agli eventi, Block si trova nel mezzo e dirige in qualche modo la conversazione eh, appunto sfruttando, eh, queste, sfruttando appunto, eh, questi flussi di, eh, di invio degli eventi e ricezione degli eventi. Come dicevo è molto popolare eh, soprattutto nella, nella community Flutter e ha un'altra caratteristica che è molto ben documentato. Nota a margine mia personale eh, a me non piace block eh, perché eh, mi, costri eh, mi costringe a lavorare con gli stream che è un tema che non abbiamo ancora eh, cioè che non abbiamo trattato in questo corso eh, perché secondo me è un po' più avanzato. E a gusto personale non piace, non, mi, non piace utilizzare gli stream e quindi diciamo mi oriento verso altri state manager. Quindi Block di fatto ci ho lavorato, ehm, però non è, eh, non è tra i miei favoriti, mettiamola così proprio per, per l'utilizzo di questi stream. Mobix eh, Mobix arriva eh, anch'esso dal mondo del web e utilizza i seguenti concetti eh, observable quindi mantiene lo stato le action eh, mutano lo stato e le reactions eh, reagiscono al cambiamento eh, degli observable eh, Mobix ha il grosso vantaggio che viene fornito con le annotazioni che aiutano, scrivere il, eh, aiutano nella scrittura del codice e lo rendono quindi più semplice. Eh, un vantaggio ehm, ehm, è che Mobix eh, ti consente di avvolgere qualsiasi dato in un observable. È relativamente facile da imparare e richiede file. Ehm, File di codice eh, generati che sono più piccoli rispetto a block. E infine di questa carrellata eh, cito Riverpod. Riverpod è eh, eh, ricordate il tipo che ha scritto il provider Remino. Bene, è l'autore di Riverpod anche perché non gli è bastato farne uno, ne ha fatto un altro. Infatti, eh, adesso vi apro, un po la, vi apro la mente. Riverpod eh, non è altro che ehm, eh, l'anagramma di provider e diciamo quindi perché scrive, perché scrive un altro state manager eh, di nuovo? Perché diciamo con questo state manager vengono affrontate alcune delle debolezze dei provider e infatti i problemi che si vanno a risolvere sono ehm, la dipendenza da Flutter, quindi mh, può, a, a Riverpod può essere utilizzabile con puro codice Dart, è compile safe, quindi eh, chi viene chiesto al compilatore di rilevare gli errori che si verificano eh, con i provider, ha più funzionalità ed è più flessibile. Eh, è piuttosto nuovo come state manager, eh, sta avendo... Un grandissimo successo eh, nella community Noto. A me personalmente è lo state manager che piace eh, assolutamente di più, eh, sia perché, eh, eh, diciamo, è molto concettualmente, si, eh, eh, riprende i, i, i concetti dei provider, eh, sia perché eh, lo trovo veramente eh, dalle grandi potenzialità e, e secondo me, qua mi sbilancio, potrebbe essere lo state manager del futuro, quello probabilmente che potrebbe, ma qui sono speculazioni mie, <ride> andare a sostituire i provider. Detto questo... Eh... Mi immagino che la reazione di molti di voi sarà questa: troppo è troppo, veramente troppo. E effettivamente è così. E per ogni state manager richiede eh, uno studio a parte, di essere affrontato a parte, richiede chiaramente la pratica. E, e quindi, e poi chiaramente ognuno si, si sceglie quello con cui si trova meglio, quello che preferisce. Eh. Abbiamo una domanda, Fede. Eh, aspetta, un, aspetta un secondo, eh, poi rispondo anche a quella. Fammi finire, ho finito praticamente. Quindi, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato i concetti chiave eh, de, di uno state management, abbiamo visto il package provider e abbiamo visto altri eh, package eh, per gestire eh, l'application state. E con questo ho chiuso. Ora. Ultimo, mh, come ultima diapositiva delle slide, come al solito, vi faccio vedere il meme. Quindi dillo di nuovo: state manager. Scusate. Ecco. E a questo punto siamo arrivati alle domande. Ok, allora la prima te la faccio io. Quando lo, quando lo state manager Parezzan? Eh. Io più, io, più, io più studio State Manager, più mi sento ignorante nella, nella, nella grandezza delle, delle, di come vengono fatti. Cioè, mi, mi viene un po' da sorridere quando preparavo queste slide e vedevo eh, appunto il creatore di, dei provider, che è giovanissimo alla fine. E quindi mi ha un po'... Mi ha, mi ha molto colpito come cosa, ecco, ottimo. Allora, se ci sono delle domande, eh, scrivetele pure nei commenti. Io oh, sono riuscito nell'impresa poco prima che finissi, di caricare le tue domande, caro Fede, okay. perché stasera ci sarà da sudarla. Quindi, qui trovate il link del quiz, per ora ve lo mando pure in chat. Così potete già iniziare a entrare dentro e poi vado a vedere un attimo se ci sono delle domande. Vai. Eccolo qui. Questo è allora che vi mando il link del quiz. Non ho scritto quiz, però anzi, scriviamo pure quiz. A breve il quiz. Stasera, sì, sono, sono non ho domani. Lasciate bocca aperta, oh, ragazzi. Date almeno un segno di vita. Certo, Mike, che partecipi. No, part ma allora, ogni meetup è un meetup indipendente. Tra l'altro stasera sono, ve lo annuncio: 20 domande. Per cui avrete solo 10 secondi a test per ogni domanda. Quindi devi partecipare come? Anche perché poi una licenza JetBrain è legata a un prodotto, quindi i prodotti sono tanti. Quindi... Allora facciamo un piccolo recappino, dai. Così, nel frattempo, se avete domande, scrivetele. Eh. Allora, ricordo un attimo: allora abbiamo una licenza JetBrains che eh, dà diritto a aggiornamenti per un anno e licenza a vita su un prodotto. Eh, Federico vi ha riempito di domande, non di botte, ma di domande. Di <ride> eh <beh, ride> eh, quella eh, particolarità, vai. Eh, no, no, okay. no, no di là tu, di là tu. No, quello che volevo dire era che è inversamente proporzionale alle domande che ricevo. Quindi, esatto, attualmente, quindi attualmente è solo la tua e io in compenso ne faccio 20 vendi domande per vendi state manager Federico fai gli altri dai okay. molto volentieri molto volentieri. potrebbe essere uno, uno delle, delle novità del prossimo anno esatto, uno state manager collaborativo durante i meetup ok <ride> Ora, vi carico nel frattempo il quiz. Così vedete il tabellone. Sta passando il link sotto, l'ho mandato pure in chat. però i nostri amici sono molto comodi, come sappiamo. Quindi in realtà siete già in tanti, siete già più di 8. Tra l'altro, salutiamo tutti. Siete a quest'ora circa 23, 24 più quelli di LinkedIn, perché siamo collegati pure su LinkedIn. Quindi non fate i timidi io nel frattempo carico Fatico sì non fatevi per... spaventare dalla, dalla mole sono, sono sì, facili sì. Alcune, ce ne sono alcune che sono anche divertenti vero Enzo esatto esatto però e non, non scopriamo nulla perché devono essere presi a sorpresa dai esatto esatto ormai da, dall'ultimo meetup che c'era la domanda a sorpresa eh, ormai ci ho, ho preso gusto mettiamola così No, tra l'altro, per curiosità, vi diamo, due, vi diamo due secondi di più vado a vedere quanti stiamo su LinkedIn, perché non mi compariscono le statistiche, però, perché la, la scorsa volta non funzionò. Ah, ecco, salutiamo, ci sono pure cinque amici su LinkedIn, quindi... Ah, ciao a tutti! Ciao, ciao! Allora, io penso, ecco, nel frattempo siamo saliti ancora di una persona. Gli ultimi dieci minuti... sì, dieci minuti è troppo, gli ultimi dieci secondi... <ride> e Poi partiamo. Allora, Federico. Sei pronto? Allora, eh, no, ho messo 10 secondi a risposta. Sì, perché dai, sono facili eh, bisogna essere stati attenti oggi, ma anche le volte precedenti, giusto? Eh sì, eh sì. diciamo che chi ha seguito tutto. Um, si troverà un po' più avvantaggiato. ecco Però dai gli altri, provateci lo stesso. Eh. Allora, siete arrivati a 12, quindi, in effetti, si è aggiunge un'altra persona. Vi ricordo la regola, uh, vince chi la licenza, la vince il primo. La classifica viene fatta in base al numero di risposte esatte che avete dato e a parità di risposte esatte vale chi ha fatto prima come tempo totale. Eh, vi ricordo un'altra cosa che essendo 20 domande, qui invece, eh, secondo me, più che fare veloci, oggi pensate a rispondere bene, perché fino sì. a quando sono 5 domande, lì è probabile che tutti rispondano allo stesso numero, però su 20, quindi pensateci bene perché avete 10 secondi. Tu Federico ti devi un attimo... Sgolare. Eh, a leggerle veloci, eh. Okay, ogni quanto le facciamo vedere. Enzo Facciamo, facciamo vedere la classifica parziale. Ogni sì, 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 faccio vedere un po' di classiche parziali, parziali, di cui l'ultima sarà dopo la penultima domanda, giusto per creare un po' di suspense sull'ultima. Sperando che c'è qualcuno eh, in appannata. La facciamo vedere là, due, due volte, tre volte, ora okay. vediamo cosa va, va bene. Vabbè, perché, ecco, per non rovinare lo spettacolo eh, io vedo la classifica quindi decido io quando farvi vedere la classifica parziale ok? sei allora, troppo avanti Enzo so, eh. <ride> è tutto un lavoro di come si dice di, di state, allora, sì esatto bravo allora, un attimo che mi preparo perché qua sarà una cosa ecco da organizzare bene allora 3 2 1 via Cos'è un widget? Un nome alternativo per un'app Flutter. I widget sono gli elementi base dell'interfaccia utente in Flutter. I widget sono una funzionalità core di Tart. Beh, secondo me è una sfida per te, caro, caro Federico. Eh, sì. è, è facile più o meno, però. Eh, oh, Mi sono voluto male da solo. <ride> Vabbè. quindi Beh, complimenti. La classifica, tutti. bravissimi tutti. Andiamo alla successiva. Abbiamo 20 domande, quindi chi si è giunto adesso partecipasse perché c'è trippa per tutti. 3, 2, 1, via. Qual è il ruolo di un widget? Disegnare qualcosa di visibile nella schermata? Permettono di costruire l'interfaccia grafica dell'app e il risultato del codice Flutter compilato? Qua secondo me si divide, eh, infatti. Ok, vuoi dare una spiegazione? Eh, diamo Marche. prima la soluzione. Ecco, soluzione segazione. Ok, allora permetto di costruire l'interfaccia grafica dell'app, è la risposta corretta. È sbagliata la prima perché non è completa, in realtà. Perché disegnare qualcosa di visibile nella schermata è vero, ma ci sono anche dei widget che sono invisibili, tra virgolette. Faccio un esempio, il fatto che eh, io voglia mettere gli elementi in colonna o in riga, quindi widget row e column. E in realtà non, non li vedo, cioè non li vedo nel, nel senso fisico come un testo o piuttosto che uno spinner, per esempio. E quindi la prima è sbagliata perché è incompleta. Qua sei stato proprio cattivo, eh? sei stato troppo professorino, però bravo. <ride> bravo pure a chi ha risposto. Esatto, 3, 2, 1, via. Successiva. Cosa è vero in merito ai widget? Ogni widget è un oggetto d'art, ogni widget è visibile sullo screen, un widget non può essere custom. E qua chi ha ascoltato prima, e voilà. Sono stati bravi, dai, bravissime. Allora, siamo alla terza domanda, ancora presto per fare la classifica successiva. Qua deve essere velocissimo. Cosa, che cosa rende un oggetto d'arte un widget? Estensione stateless stateful widget, estensione stateless stateful, l'implementazione del metodo build, estensione di stateless stateful, basta, non ce la faccio più, L'implementazione del metodo build e avere almeno due costruttori. Ah, vedi, sono stati bravi. Oh, e, e, e trovi più difficoltà tu a rispondere perché domande le fate <ride> bene, per... si visualizzano bene. Ok, va, bravi. È bravi. la seconda, chiaramente. Importante è importante il metodo build. Terza, eh, quinta scusa. Perché abbiamo bisogno dei widget? I widget sono l'unico tipo di oggetti in Dart che puoi usare nell'app Flutter. I widget sono l'unico modo di eseguire il tuo codice in un'app Flutter e i widget sono l'elemento base con cui puoi costruire le interfacce grafiche. E qua si allora. sono divisi, è quasi un 50-50. Eh, uh, io avrei detto l'ultima, infatti, perché l'hai ripetuto esatto. tante volte, non solo oggi. Eh. Esatto. Pure prima l'avevi ripetuto. Ok. Vado avanti, dai, ancora un altro po' prima di farvi vedere la classifica. Questa è veloce, dai. Quale struttura dati viene utilizzato per la gestione delle pagine? FIFO, LIFO, STACK, ROUND Robin E qui. Struttura, eh. Giusto? Eh, sì. Vabbè, dai, bravi. O no? Eh, sì. Bravi, bravi. E la successiva, invece, qual è? Qual è l'algoritmo utilizzato per la gestione delle pagine LIFO, FIFO, Round Robin. Quindi, stiamo parlando di, um, di navigazione. Prima era, diciamo, questo è l'algoritmo, prima era la struttura la struttura dati. L'algoritmo è eh? LIFO. La Steam, first Out. Esatto. Bravi, bravi. Dai, facciamo la hot e facciamo della parziale. Via, Queste sono veloci. E il navigator 1.0 espone lo stack delle route agli sviluppatori, vero o falso? Ta -da. Ah, io questo non ricordo perché l'ho detto pure un'altra volta, falso. Esatto. Questi sono proprio divisi, facciamo della classifica, vai. Ah, Ignazio. Vedi. Eh, qualcuno è caduto, ma siete tutti allo stesso, cioè siete un po' tutti caduti su almeno due, però dai, siete tutti allo stesso livello. Pure Mike può ambire alla sua seconda licenza consecutiva. Quindi, state tutti là, vai, torniamo indietro e vado con la nona. Se si utilizza il navighetto 2.0, non è possibile l'1.0 in uno stesso progetto? Vero o falso? Mi sembra quasi di essere all'eredità quando leggo queste. Impare. Dai, sono stati bravi. Ho spoilerato la risposta. Eccola qui. È falso, giustamente. Decima. Il navigator 2.0 utilizza API dichiarative, API imperative, API rest mannaggia chi mi dice api rest <ride> no api dichiarative infatti ehm, anche stasera come dicevo flutter è dichiarativo anche una delle poche cose che non era dichiarativo ma era, eh, eh, era imperativo come il navigator 1.0 l'hanno rifatto il navigator 2.0 che è dichiarativo undicesimo un JSON è un formato usato dal client web, da client web e mobile, un formato usato solo da Flutter, un formato usato solo dal mobile. Dai, su sta domanda... Eh, vi, vi caccia... Ah, Bra -le, non so. le, bravi. Eh, bravi, dai. Andiamo alla successiva. <ride> JSON.decode, converto un JSON in map string dynamic list string, string, nessuno delle precedenti. Questo è stato cattivo secondo me, dai. Ah, però dai, sono stati bravi. Eh sì, esattamente, map string dynamic. Tredicesima. È possibile automatizzare la serializzazione di un JSON? No, questa è stata pure troppo, troppo lungo, nel senso che qui puoi fare, 3-4... Ecco, eh, bravi. Bravissimi. Bravissimi. Quattordicesima esima classifica, dai. Questa pure abbiamo parlato la volta scorsa, me lo ricordo. Uno dei package che permette di effettuare le chiamate HTTP in Flutter si chiama HTTP GET POST PUT. Si chiama HTTP, bravi. Eh, Questa sì. vedete, me la ricordavo molto bene pure <ride> classifica. Vediamo se è ribaltata la situazione. Mazza, oh, bravissimi! E Mike sta salendo, risalendo la china? Oh. Eh sì. Mazza, no, è, è incredibile che stanno tutti appaiati. Eh, tutti eh poi sì. di, di qualche sei in nove secondi abbiamo quattro dei nostri amici. Ignazio tiene, tiene il podio ancora stretto. Per un secondo, per un eh secondo. Sì. Ormai Mike in piena rincorsa. Allora... <ride> Facciamo le prossime 5 classifiche e poi il domandone finale. 3, 2, 1, via. Yeah. Quale delle seguenti affermazioni è vera? State uguale F di UI, UI uguale state di F, F uguale UI di state, UI uguale F di state. Abbiamo che ha risposto. Bravi. Vuoi eh sì. spiegare perché? No, beh, l'abbiamo spiegato ampiamente nelle slide. Comunque, la, la, la UI è data in funzione dello stato e non il viceversa, come nel, nel primo caso. Le altre me le sono inventate di sana pianta. Okay. Eh, <ride> era giusto per creare confusione, giustamente, eh, se no. Vabbè, però eh, il concetto è passato per la maggior parte. Successiva. Quanti tipi di stato esistono? 3, 2, 1, 4. E la carina se mettevi 3, 2, 1, 0. <ride> eh, o nessuna delle precedenti. <ride> Qui è proprio confuso tutti, però vincono chi ha risposto. 2, esatto. esattamente. Stato effimero e l'upstate. 17. La divisione tra upstate e ephemeral state è sempre netta? Vero o falso? Infatti, conoscendo Federico, avrei risposto pure io falso senza neppure sapere l'argomento ed è falso. È come, è come il quiz della patente. Quando ci sono gli avverbi come sempre, mai, è sempre falsa, non è mai vera. E questa segnatevela se, se dovete prendere la patente o dovete rifarla. Sappiate che quando nella frase c'è sempre o mai, la risposta è sempre falsa al 99%. Ma più che per la patente, io direi se dovete partecipare al prossimo episodio: <ride> ricordate, eh, occhio, che potrei fare il ragionamento contrario a questo punto, <ride> 18 18. Quale delle seguenti non è la classe chiave dei provider? Change Notifier, Change Notifier Provider, Not Change Notifier Consumer. Eh, sì, Not Change Notifier è la risposta corretta. Allora, è qualcuno... Ignazio dice che sei un po' perso, guarda, hai avuto questo più che un quiz, ragazzi, è proprio un... <ride> Un boot camp di quelli dove rimarrà solo uno vivo, non uno solo vivo. Uno solo vivo quindi ne sono sicuro. Quindi andiamo alla penultima. Alla penultima, pronti? Siete Attenzione, pronti. via. In che stato è la classifica? Sarete primi, sarete vicini all'ultimo. Sarete ultimi ma non ultimissimi o sarete ultimi? 3, 2, 1. <ride> Vediamo la risposta esatta. Bravi. È il primo. Qui, eh. qui si, ah. loda, si loda chi ha risposto correttamente, ma si loda anche la sincerità. <ride> Come si dice. Vediamo la classifica su questa. Addirittura, mazza, Mike in vantaggio. Però ah, Ignazio e gli altri non mollate perché c'è l'ultima e sull'ultima si gioca tutto eh sì 3, 2, 1 ce l'abbiamo fatta eh via quale dei seguenti non è uno state manager Block, River RiverPod Redux stat state sbagliando <ride> non mi dire che su sta risposta è caduto Mike perché guarda <ride> Ecco, state, state sbagliando non è uno state manager, ma sarà il prossimo state manager creato, costruito da Federico. Quello del futuro. Quello <ride> del futuro. Quindi però la risposta corretta non è uno state manager, state sbagliando, state sbagliando. E il vincitore è... Oh, Mike, iniziate il tuo periodo fortunato. Eh? <ride> Congratulazioni. Decidi... Ecco volevo sbagliare apposta, invece ho sbagliato ho sbagliato, ho sbagliato di sbagliare cioè, vabbè, volevi sbagliare ma in pratica volendo sbagliare è fatto esatto ok, ok allora vabbè, Mike è già vincito la volta scorsa decidi tu Mike se la vuoi cedere al secondo oppure te li tieni tutti e due perché sono due prodotti differenti, eh? decidi tu, assolutamente beh, facciamo i complimenti comunque anche al secondo e al terzo assolutamente. Che... Assolutamente. Ignazio che se avesse fatto corretto una in più avrebbe vinto lui e Mauringio che comunque è sempre sul podio, anche lui. Eh... Allora ecco qui ci, ci scrive che cede, cede, quindi me, dai, lode a Mike, <ride> eh, me ne basta una, quindi eh, Ignazio e il secondo Ignazio, sì, sì, per sette secondi, quindi Mike ci già l'email perché eh, oltre che Mike eh, ha già vinto l'altra volta, quindi me l'ha mandata però mandami un'email a questi indirizzi email, in modo tale che poi, ecco qui, con la classifica, cioè con lo screenshot che sei secondo, vabbè. Però ormai vi inizio a riconoscere e eh, ti mando la licenza, ok? Mi sono arrivate, quindi prometto che a breve ve le, ve le mando. E, e grazie a Mike che ha ceduto, dai. Dai, però si sono divertiti, eh. Alla fine, vedi, Ignazio, quando pensavo di non aver vinto ancora, però mi sto divertendo. <ride> bene, bene. Ecco, e, e ringrazia pure Mike. Vabbè, che dire, bravi tutti. È stato veramente un tour de force pure per me inserire le domande, perché poi erano copiate da fonti diverse, cioè, erano pure domande riprese dal passato, giusto? Sì, sì, erano tutte, tranne le ultime sullo Stato, erano tutte domande prese dal passato. Dal passato, e quindi... Ho dovuto pure fare copia incolla differenti, eh. però dai, perché poi ho sempre la paura di sbagliare a copiare qualche domanda. Invece, per fortuna stiamo andando bene finora. Più <ride> dicendomi tap, non è mai successo allora. Che dire, vuoi, vuoi, vuoi chiudere tu, ecco, vedi? Ah, questa è una bella frase. Dai, la mando perché vai, diciamo, vai. è la conclusione di questa serie. Guarda, Figuratevi, Figuratevi. abbiamo vinto tutti. Quindi. grazie Federico Denzo grazie a per... te Mike grazie a tutti voi ehm, veramente voi vi siete divertiti ma voi non potete immaginare quanto noi dall'altra parte ci siamo divertiti perché... <ride> guarda ci divertiamo prima durante e dopo immaginate pure le vostre reazioni quindi... eh sì, eh sì. Ehm, le slide il codice è già disponibile su, sul mio github non so Enzo se vuoi farlo passare in sovrapprens... in sovrapprens beh, insomma mandamelo a video mandamelo così non mi sbaglio così, dammi un secondo eh, che lo vado a recuperare ah, è così insomma se siete... no così ne approfitto perché tra l'altro ecco nel frattempo non lo copio così lo mandiamo io prendo un commento dell'inizio quando abbiamo detto se qualcuno vuole partecipare pure ai prossimi tap di sviluppatori Flutter, perché purtroppo ci sta seguendo da uno dei due gruppi per cui non avendo dato l'autorizzazione non esce il nome, però questo Facebook User ci scrive, quindi si è ancora collegato. Se mi interessa potrei dare il mio contributo da committente, quindi molto interessante, per dare ancora più concretezza al corso. Quindi assolutamente sì, eh, contattaci in qualche modo, dal, visto che sei su Facebook, scrivici su Facebook, oppure manda un'email, oppure contattaci. Non so, magari si può inviare nei, nel gruppo Sviluppatori Flutter un messaggio su Facebook o su LinkedIn? Eh, purtroppo stavo vedendo no, però vediamo un okay. po' scritto, perché me li manda solo sulle pagine, quindi contattaci e parliamo assolutamente, così ci spieghi meglio qual è pure la, la, la tua idea, perché forse pe ho, ca ho capito, ma per capire bene di che cosa appunto eh, parlare facendo un meetup extra, eh, scrivici, scrivici sui, sui gruppi, perché probabilmente viene dai gruppi, perché nei gruppi bisogna, ve lo dico in anticipo, accedere ad una pagina per dare l'autorizzazione per poter uscire con la faccia, no? cosa che invece non succede eh, sugli, altri, sugli altri canali social, allora, abbiamo tra l'altro Mike, eh, ma domande piuttosto richiedono più tempo. Così mi sembra una bella roulette russa. Ok, giusto? C'è Raffaele, eh. Raffaele Raffaele. Grazie a te, Raffaele. Ando, ci vediamo sempre i prossimi tap. E poi qua dice hai eh, risposte corte. Qualcuno era già difficile da leggere in 10 secondi, è vero. <ride> lo dice a me. <ride> allora, eccolo qui. Intanto ho, ho, ho il GitHub, metto un bel, lo metto in sovraimpressione, datemi giusto il tempo. Esatto, che okay. se volete recuperare le slide stasera, ma in realtà tutto il corso è. Eh... Il codice è tutto disponibile, le slide sono disponibili, i video li trovate su The Communities Bay, il canale di YouTube. E mi sembra, Enzo, ci sia, correggimi, una playlist apposta. Esatto. Quindi non dovete cercarvelo nella marea di video, ma avete il link facile. E, e che Però, dire. No, 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 se vanno, vi, vi lo dico perché sto cercando di costruire una piattaforma così. Se andate su The Community Space e cliccate su sviluppatori Flutter, avete tutti i prossimi tap, tutti i tap precedenti, ma anche i link più significativi. Quindi trovate il link al gruppo Facebook, il, il link al gruppo LinkedIn e il link alla playlist di YouTube, dove trovate tutte le puntate precedenti e troverete quindi tutte le puntate successive, ok? Quindi usatelo. Ecco, per finire, prima di chiudere, grazie per la pazienza... V'ho caricato il link, così abbiamo messo pure. Eccolo qui. Qui trovano tutto, giusto, Fede? Sì, sono tutti i meetup in generale che faccio, tra cui appunto anche quelli sviluppatori Flutter. Poi, se siete interessati a meetup Huawei, meetup Java, quello che volete, insomma, eh, trovate anche altro materiale. Se volete, c'è lì, c'è proprio il link dell'evento e tutto quanto, potete andare a recuperare quello che vi serve. Quindi è un unico repository dove metti tutto, giusto? Esatto, esatto. Poi diventerà... Spero di non cambiare computer di nuovo perché poi scaricarlo sarà un macello eh, <ride> di scaricare il repository in locale. Però va bene. Eh, intanto va bene così. Allora, che dire. Allora, grazie prima di tutto per uh, tutti questi meetup. Con sviluppatori Flutter, proprio con Federico, perché abbiamo creato, abbiamo fondato sta community, quindi continuiamo eppure ci saranno altri speaker, comunque Federico ci sarà sempre ed è, penso che è sempre pure a risponde, è sempre disponibile a rispondere su Flutter, giusto sul gruppo. Eh, scrivete su, sul gruppo, oltre che scrivere pure raggiungere le domande però scrivete sul gruppo così se mai le risposte alle domande sono pure, diciamo, per tutti gli altri, che questo è importante, quindi gruppo LinkedIn, gruppo Facebook. Voglio ricordare, salutare chi ci segue. Dal, dal, stasera siamo ospiti mi ha fatto un'incursione sul gruppo eh, di The War Space. Eh, e ci sarà un meetup martedì, quindi lo ricordiamo. Dove spero ecco, pure se Federico non partecipa come speaker, spero che sarà pure sul pu nel pubblico. Ed è autorizzato a partecipare al quiz. Quindi <ride> vediamo un po' come se la cava su Flutter. Va bene. Va bene, volentieri. Tra l'altro Flutter Web, se non sbaglio, quindi esatto. ci, sar ci sarà da divertirsi. Esatto, no, perché beh, eh, ci saranno pure, verificheremo, no, delle, delle anticipazioni direttamente dal team di Google, quindi sarà interessante per questo, no? scherzi a parte, sarà interessante. Quindi Federico, pure se non ci sarai a video, però ti aspetto tra il pubblico, so che ci sarai tra il pubblico. Quindi... <ride> Volentieri, assolutamente. Eh, Vediamo, c'è un ultimo commento e su questo dai, ci salutiamo. Ecco, adesso passa, tocca passare anche su Discord. Eh, ebbene, sì, Mike, ci passeremo, giusto, Fede? Sì, sì, perché no? Ecco, mamma mia, ecco, vedi alla fine non c'è mai una. È, è logico, ma noi stiamo dappertutto. Mamma mia, Discord, che confusione, Mauro, ci segui dove vuoi al massimo, ti diamo l'indirizzo di casa. Ci viene un giorno attuale, no? Scherzi a parte, organizzeremo ri... dei ritrovi, no? A nome di tutte le community space così raccogliamo un po' di community, però mi piacerebbe l'anno prossimo girare così ci incontriamo tutti di, di, fede, di fede. No, 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 non volevo dire niente. <ride> eh, se non vi piace Discord c'è sempre la newsletter di Enzo. Esatto, esatto. No, perché... perché mulino. <ride> prima di attivarla, veramente gli ho fatto la testa tante ragazzi che mi danno una mano in dei community space, quindi su serio ormai sono impressionati a vita su sta roba, giusto? <ride> sì, esatto. <ride> Bene. Okay, dai ragazzi, un abbraccio a tutti, spero che venirete ai prossimi tap dove incontrerete pure Federico e tutti gli altri, così ci saluteremo. Tra l'altro, ecco, ci sarà una sorpresa, quindi, spero, eh, a brevissimo, quindi seguite la newsletter, seguite il canale Telegram in modo tale che ci possiate essere, dai, lo possiamo dire tra Natale e Capodanno, speriamo. Speriamo, esatto. E... Ah, io... Poi ci sarà il certificato di completamento, eh, fatevene vanto, direi, eh, insomma, ci avete dedicato parecchio tempo, quindi se, se desiderate condividerlo sui social, fatelo, eh, è giusto, lo, tro lo trovo corretto, lo trovo giusto anche dal punto di vista vostro, insomma. Eh, quindi... Esatto, no? Tra l'altro, tra l'altro Cloud, visto che lo conosce, è, 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 nasce un progetto proprio community dove mi sono messo io a sviluppare, no? un giorno fa, farò un meetup su quello sviluppato eh, e conto molto pure in un futuro che possa diventare un prodotto ancora più, più importante. Eh, quindi ci serve il vostro aiuto, condividetelo, perché eh, come, dice, come dice Federico, fatevene orgoglio, stiamo lavorando pure a un certificato carino e eh, quindi dai, condividete poi il certificato del corso sui social, va bene? Bene, bene, dai. Detto questo, Enzo. Eh... Ma, eh, giusto per rispondere a Raffaele, non ti preoccupare, se non ci potrai essere, poi te lo seguirai. però l'importante è che partecipi, che partecipiate quando potete perché se facciamo diretta è importante pure che ci siate, ok? Di pure Federico, e con le tue parole chiudiamo. Sì, diciamo, stavo in realtà ti stavo rubando la scena nel chiudere, <ride> di solito me la fai Vai. tu la domanda, stavolta la faccio Vai, io. Yeah. E niente Tiriamo un po' le somme di quest'anno, direi, insomma, è stato, è, stato un, intanto è stato un bellissimo anno, con, ho conosciuto virtualmente, come si dice, insomma, un sacco di persone, comunque interagito, ecco, e mi ha fatto molto piacere tutti quelli che mh, hanno partecipato, che ci hanno sostenuto, insomma, ci hanno ringraziato, hanno fatto domande, anche quelli che hanno partecipato ai quiz, alla lottery, insomma, eh, eccetera. Eh, penso che sia un sentimento condiviso, insomma, anche perché poi eh, no, sono sera, sera a brainstormare tra io e Enzo su come migliorare, su come fare cose nuove, eccetera. Eh, oltre poi al tempo materiale eh, di preparare le slide e il codice, lato mio, piuttosto che invece proprio l'evento, eh, lato Enzo. Insomma, e eh, quindi... mi vedete pure a me fare codice, caro Fede. Allora, prendiamo, lo prende, ti prendiamo in parola. Eh. E, e quindi, insomma, ehm, a distanza di un anno, mettiamola così. Eh ci ripaga tutto questo lavoro che è stato fatto. Il Lavoro, insomma, lo facciamo con piacere, con gioia, ehm, perché amiamo fondamentalmente tutti quelli che sono qui e perché amano il proprio lavoro. Eh, anche se io lo preferisco chiamare hobby, perché il lavoro è un, è un qualcosa che sta molto da, da pesante, mentre l'hobby è più una cosa che uno lo fa con amore, con passione, ecco. Eh... No, guarda, guarda. Ci tengo a dirlo, io dico sempre, no? Perché quando si fa nel mondo degli eventi dovete sapere che tutti quanti partecipano in orario ufficio, i pazzi che partecipano in orario fuori ufficio, anzi, che ne approfittano perché altrimenti non potrebbero, sono appunto gli sviluppatori. Quindi. Esatto, esatto. E niente, con questo. Vi saluto, vi auguro, se non ci, no, non ci vedremo più con sviluppatori Flutter perché quest'anno chiudiamo e eh, si ripartirà il prossimo anno. Quindi vi auguro un buon Natale e un buon anno, delle fe, felici feste. Mi auguro che ci vedremo ancora in realtà su Communities Bay per, per quest'anno, eh, saprete saprete vi faremo avere notizie sì guardate ecco. sta cosa la facciamo quindi tenetevi liberi nella data che vi annunceremo tra Natale e Capodanno sarà un modo proprio di stare insieme come viene viene caro Federico però dai vi sì. Fa, ho io fatto la spoilerata però cerchiamo di passare un'oretta insieme un'oretta e mezza una serata un po' diversa speciale per tutti coloro che hanno partecipato ai Nostri appuntamenti. Tra l'altro, Federico sta a fare come se non dovesse più esserci, ma. No, no. Di roba, no eh, quindi. No, no, stiamo siamo già, sto già programmando per il prossimo, già proiettato al 2020, eh, eh, aspetta, siamo nel 2022. Beh, vedete che sto già perdendo la cognizione ormai dell'anno, e eh, quindi ci, sarà, ci, sar ci saranno cose, arriveranno cose, chi vivrà vedrà. Allora, di nuovo grazie a tutti come sempre, grazie a Federico perché è stato bello pure pensare a questo corso che poi sicuramente potrà evolvere in altre robe, speriamo, è una prima versione. Eh, riceverete tutti gli attestati, chi ha vinto le licenze e noi ci vediamo prestissimo, fra qualche giorno, ok? Eh, e caro Mauro, noi non lavoriamo mai. Devi <ride> ciao Fede, ciao a tutti. Ciao, ciao Enzo, ciao a tutti.